Ciao a tutti! Analizziamo la movimentazione della struttura del telescopio lungo l'asse orizzontale. Per poter realizzare tale movimentazione, ho aggiunto al piano rotante che avete visto nel video precedente due profili verticali in multistrato da 20 mm, opportunamente sagomati a V con angolo di 90 gradi per poter permettere l'alloggiamento della struttura del telescopio direttamente all'interno. Per poter fare questo ho modificato lo scheletro del telescopio aggiungendo due canotti in ferro del diametro di 80 mm ancorati direttamente alle verghe di alluminio con quattro punti di ancoraggio per ogni canotto. La posizione di questi canotti è stata determinata su un banco di bilanciamento posizionando nella sede dello specchio primario e nella sede dello specchio secondario due masse equivalenti alla massa dello specchio primario e alla somma delle masse dello specchio secondario più la sua struttura di supporto più il focheggiatore. Il tutto ha determinato la posizione di questi due canotti, anche se la struttura risulta ancora leggermente sbilanciata in quanto andrà registrata una volta che sarà montata tutta l'attrezzatura. Ora vado a posizionare il tutto sul piano rotante, vado ad alloggiare il telescopio sui profili verticali, qui, il piano rotante ruota in maniera molto fluida e leggermente frizionata, così come servirà poi durante le osservazioni, in maniera tale che non scappi via. E il tubo si inclina in maniera opportuna e anch'esso risulta essere fluido nel suo movimento e abbastanza frizionato grazie all'attrito fra ferro e legno. Molto bene. Ora si tratta di andare a inserire due blocchi per il fermo della struttura del telescopio lungo l'asse verticale e di un blocco o due blocchi per il fermo della struttura del telescopio lungo l'asse orizzontale. Questo per impedire che il tubo ottico scenda al di sotto dei 90 gradi. A meno che io non sia in alta montagna e non mi trovi ad osservare degli oggetti che siano più bassi della mia posizione, sarà difficile riuscire ad arrivarci con questa struttura. Direi che 90 gradi è più che sufficiente per il blocco. E si tratterà anche di andare ad inserire dei sistemi di strisciamento su queste V, pensavo o in nylon o in teflon, per impedire durante l'utilizzo che il ferro piano piano vada a deformare eccessivamente il legno mangiandolo, e dei sistemi per il frizionamento di questi canotti, in quanto è vero che la struttura attualmente risulta abbastanza bilanciata e la sua movimentazione è molto fluida, ma è anche vero che durante le osservazioni, essendo questo un Dobson, quindi funzionando con il principio dello spingi, tira e ruota, avrà bisogno comunque di sistemi che mi permettano di bloccarlo durante le osservazioni. Ma come sempre vi tengo aggiornati, e per il momento però siamo molto contenti in quanto stiamo arrivando alla fine della lavorazione. A presto!